Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi eccoci qua con il consueto appuntamento sui prodotti terminati del mese di agosto. Come state? Tutto a posto? Passate bene le ferie? Io passate bene? Dimenticate? Sono una settimana e rieccoci qua con un nuovo video. Se avete visto, ho fatto un po' di pausa dal canale. Senza appunto caricare video, però adesso siamo ritornati più carichi che mai e rieccoci qui. Se vi piace quello che ho sulle labbra, è questo Honey Liquider di Max Factor, questo qua, nella colorazione Blooming Berry, che come lo vedete è un lucida labbra, un rossetto liquido, ecco. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina anche di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere gli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate e se volete seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link diretto giù nell'info box. Allora, se mi conoscete, parto dalle cose futili, da quelle meno interessanti, per poi arrivare ai prodotti più interessanti che ho terminato del mese. Allora, il cestino è abbastanza pieno, devo dire la verità, e partiamo subito. Terminata una confezione di veline, queste qua sono del marchio Casa Calla. Simpaticissime, il packaging erano 80 veline, 4 veli ottime. Scusate, comprate da Tigotà a 99 centesimi. Mi sono trovata benissimo, non si sfaldavano, non si rompevano, ottime. Poi terminate un po' di confezioni di dischetti, 4 mi sembra, sì. Allora, due della Fresh and Clean, sia quelli grossi sia quelli piccolini, e poi sempre due del marchio Soffice, sia quelli grandi sia quelli piccoli. Mi sono trovata bene con entrambi, mi piacciono tutti e due, non lasciano pelucchi, non si sfaldano, ottimi. Quelli della Fresh and Clean 99 centesimi al Caddis. Quelli di Soffice, 1 euro del marchio Soffice, 1,25 euro d'acqua e saponi acquistati. È ritornata la pelle, la penne, la pelle, la penna puffosa per cancellare. Poi, terminata una confezione di salviettine intime di Chilli. Queste qua, se ve le metto a fuoco, ok? Chilli Pocket. Mi trovo bene, non mi irritano, ottime da tenere in borsa per quando si è fuori casa, per l'ufficio, per quando viaggiamo. Ottime, 1,25 euro acqua e sapone. Terminata una confezione di amido purissimo del marchio Mantovani, questa volta quello che compro più spesso, emolliente e rinfrescante, ottimo, io lo utilizzo per quando ho irritazioni là sotto o per fare un bagno rilassante. 2,50 euro da Tigotà comprato. Poi, terminata una confezione di salviettine, questi qua invece sono quelli detergente, del marchio Speedy Care, 15 con estratto di timo, ottime anche queste, 99 centesimi da risparmio casa. Poi, ho terminato un tonico del marchio Equilibra all'aloe, bellezza naturale, tonico denicato col 20% di aloe vera e senza parabeni, petrolati e alcol, al 98% di ingredienti di origine naturale, sono 200 ml
di prodotto, sì, è Made in Italy, è dermatologicamente testato, semi di pao, è senza profumo e senza anche allergeni. E nulla, buono, mi è piaciuto. Ne ho un'altra confezione, ottimo, bello rinfrescante, un po' tonificante, ottimo. Questo l'avevo acquistato 5 euro e 49 sul sito di Privalia quando c'era la campagna di Equilibria, appunto 2 a 5,49 euro. Quindi un prezzo vantaggiosissimo. Un altro tonico che ho terminato e che mi è piaciuto anche questo è quello di Garnier. È il tonico lenitivo alla rosa. Questo ha il 96% di ingredienti di origine naturale. È per pelli secche o sensibili con acqua di rosa. Infatti, un pochino la profumazione di rosa si sente, ma non è così pungente. Questi sono 200 ml, come questo, con quello di Equilibria. E nulla, mi è piaciuto, buono, bello idratante e addolcente, ottimo. 3,18 euro, no, 3,60 euro da acqua e sapone. L'ho comprato, l'avevo acquistato. Passiamo al, appunto, lo struccaggio. Ho terminato anche questo di struccante. Questo è uno struccante occhi, come potete vedere, di Bielenda, al cotone e qualcos'altra. Era uno struccante bifasico. Sono 125 ml più 15 ml gratis. Profumazione inesistente, ottimo, non bruciava gli occhi, non era arrossiva, non li irritava, davvero fantastico, adattissimo ai gli occhi delicati, sensibili. Questo potrei anche riacquistarlo, 3,18 euro sul sito di makeup.it. L'avevo acquistato, davvero ottimo. Ho terminato anche, se riesco a ripescarlo, scusate, il latte struccante, giusto? Si chiama così? Latte struccante lenitivo di Joye, questo qua. Sono 30 ml nella mini taglia, ottimo, buonissimo, struccava tutto, efficace, bruciava leggermente gli occhi, però sulla pelle, sul viso, ottimo. Questo l'avevo trovato in una beauty box, davvero ottimo. Passiamo ai bagno schiuma, bagno doccia, chi ne ha più ne metta. Abbiamo terminato questo qua di Tesori d'Oriente al Byzantium, alla rosa nera e l'abdano, ottimo. Questo è senza coloranti sintetici, senza oli minerali e senza siliconi, 500 ml, buonissimo. Ha questa profumazione dolce, buono, è un pochettino pungente. Le confezioni di Tesori d'Oriente, i packaging di Tesori d'Oriente sono sempre bellissimi, infatti così orientali, ottimo, ci è piaciuto, l'ho utilizzato io e il mio ragazzo, ha una consistenza in crema, buonissimo. Un po' scomodo il packaging fatto così perché rischia un po' di scivolare, meglio quello fatto in tubo in plastica, però il bagno schiuma davvero fantastico, lascia la pelle bella morbida, ottimo. Questo ho acquistato 2,50 euro da Acquasapone. Terminato anche questo di Green Natural, certificato ICEA. È un bagno doccia delicato eco bio al cardamomo e zenzero. Sono 100 ml
È una take it e fly, quindi si usa, si può utilizzare anche in aereo quando viaggiate. Non contiene parabeni, saponi alcalini, alcol, coloranti, SLS, SLES e PEG, appunto il certificato ICEA. Buono, profumazione pungente di zenzero comunque. Niente, piccolino, l'ho portato in vacanza, ottimo. L'avevo acquistato sul sito di BioBalù a 2,90 euro. Terminato anche il bagno doccia di Acquolina alla canna da zucchero e muschio. Questo è senza siliconi e dermatologicamente testato. L'avevo trovato anche questa nella My Beauty Box. Mi è piaciuto, delicato, buono, piaciuto. Abbiamo terminato anche questo il giardino dei sensi Eco Bio, rose preziose, doccia shampoo eco biologico. Anche questo è certificato ICEA. Ha il 98% di ingredienti di origine naturale, è nickel test, sono 250 ml, me l'aveva regalato una mia amica al compleanno, buono, ha una profumazione delicata di rosa, questo qua era in gel, ottimo, io l'ho utilizzato come, non come shampoo, ma come bagnoschiuma, davvero ottimo. Terminata un'altra confezione, la seconda della crema Somatoline Cosmetic, la snellente spray Use and Go, applicazione rapida, permette di rivestirsi subito, vero? Questa l'avevo acquistata sul sito Farmacia 1, scontata a 11 euro. Ne avevo acquistate due confezioni, davvero fantastica. Era una consistenza leggera, leggera, lattiginosa, che voi andavate a spruzzare appunto con il suo erogatore. Non faceva scia bianca, si asciugava subitissimo e io ha avuto anche dei risultati, nel senso che avevo la pelle, vabbè, morbida e con meno cellulite e meno buchi. Davvero fantastica. Questa vorrei anche ricomprarla, anche se adesso devo iniziare la Somatolino 7 notti. Vedremo com'è. Quella là sarà un po' più corposa come crema. Però questa devo dire è fantastica e appunto i risultati si vedono. Passiamo agli scrub, ne ho terminati due. Ho terminato questo qua di Sabon, Delicate Jasmine, questo. Sono 60 grammi, l'avevo trovato in una My Beauty Box. Profumazione pungente. Aveva una composizione salina con degli oli, pochissimo prodotto, però buono. Scrubbava bene, lasciava la pelle bella morbida, ottimo. E terminato, la solita confezione che vedete molto spesso dello scrub di Organic Shop. Questo qua era al miele e cannella, con 99,54% di ingredienti di origine naturale. Ottimo, scrubba benissimo, lo sapete, non scivola, davvero fantastica, lascia la pelle morbidissima, ottimo. Acquistato sul sito di Make Up a 2,34 euro, se no dove lo trovate a meno anche, lo trovate su Eccoverde. Passiamo, ah no, ho terminato anche una crema mani, questa. Del marchio Atenas dovrebbe essere Aloe Bio 50 crema mani extra comfort idratante lenitiva nutriente per pelle sensibile e delicata.
È dermatologicamente testata al nickel, cromo e cobalto, è senza parabeni, coloranti, derivati petrolchimici e ingredienti di origine naturale, animale, scusate, non naturale, origine animale, erano 75 ml, completamente terminata, ottima, lasciava le mani super morbide, non era grassa, ottima. L'avevo acquistata acqua e sapone, ma non mi ricordo più il prezzo. Poi ho terminato, abbiamo terminato perché l'abbiamo terminata in vacanza, io e mio moroso, questa crema di Douglas Sound, After Sound, la crema appunto dopo sole di Douglas, piaciuta, bella lenitiva, bella rinfrescante, ottima. Si asciugava subito, fantastica. Passiamo alle maschere che questo mese sono pochine pochine, sono solo due, se riesco a ripescarle, ok? Ho terminato questa di Nivea, la Good Morning Fresh Skin, questa l'avevo con aloe vera e vitamina E, l'avevo trovata nel calendario dell'avvento, ottima, lasciava la pelle bella morbida, compatta, idratata, fantastica. E ho terminato anche questa fatta così di Lamand, se ve la mette a fuoco, questa qua. Questa è una maschera viso al gel oro con filler anti-age, con complesso di oro e peptidi. È senza coloranti e testata al nickel. Sono 7,5 ml per mascherina. Ottima, anche questa lasciava la pelle bella compatta, idratata e morbida. Fantastica, questa la vorrei riacquistare. L'avevo acquistata sul sito di Farmae a 2,92 euro. Passiamo ai campioncini terminati e alle 1000 taglie terminate. Ho terminato la Vie et Belle di Lancôme, il profumino, che ce l'ho anche in full size, piaciuto, mi piace, bello dolce, buono. Ho terminato questa maschera di Balance Me, smoothing se, no, serum, no, era un siero, scusate, non una maschera, giusto? Sì, un siero, non ho visto tanti risultati. Carino, ma niente di che. Ho terminato forse l'ultima confezione della crema di Vichy, quella che vi faccio vedere ogni tanto, il trattamento idratante stabilizzante che mi aveva regalato l'amica di mia mamma. Questi campioncini è ottima da portare in giro perché è una crema leggermente colorata, quindi vi uniforma l'incarnato e allo stesso tempo vi idrata il viso. Buona. E in vacanza ho terminato anche questo gel detergente e struccante di Nuxe che avevo comprato in un set. Per intanto ho terminato appunto il gel detergente struccandomi quasi tutti i giorni. Ottimo, buonissimo, non bruciava gli occhi, delicato sulla pelle e toglieva tutto, anche il mascara waterproof, comunque lo scioglieva bene bene. Davvero fantastico, buono. Poi ha questa profumazione di miele delicata. Buono, mi è piaciuto questo. Potrei magari fare un pensiero per la full size quando ho terminato un po' di cose, però la mini taglia è molto comoda da portare in viaggio, fantastica. Così non ha occupato tanto spazio, piccolino, buono. E niente, questi qua sono stati tutti i prodotti terminati del mese di agosto. Fatemi sapere voi giù con un commentino cosa avete terminato. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!